Il consorzio Punto Europa di Teramo diventa centro regionale di riferimento. Ha infatti appena superato la selezione indetta dalla Commissione europea per la gestione dei centri Europe Direct, che aiuteranno la stessa Commissione e il Parlamento europeo a portare le informazioni sulle opportunità offerte dall'Unione europea in tutte le regioni italiane per il quinquennio 2021-2025. Il progetto principale a cui ambisce il consorzio Punto Europa di Teramo è quello di rendere lo sportello conosciuto e utile a tutti i cittadini di questa regione, nessuno escluso, come spiega l'amministratore unico Filippo Lucci. Punto di riferimento regionale, dunque. Sì, è veramente una svolta. Teramo diventa protagonista insieme al Consorzio Punto Europa della comunicazione, dell'assistenza tecnica, della progettazione europea in Abruzzo. È un risultato straordinario, soprattutto perché per i prossimi 5 anni questo sportello rimarrà a Teramo e si espanderà ovviamente anche a livello regionale. Abbiamo già in programma con Abruzzo in Europa di aprire sedi a Pescara, all'Aquila, in altre realtà. Quindi, diciamo, cresciamo, soprattutto cerchiamo di offrire al meglio tutte le opportunità che arrivano dalla Commissione europea, tutti i fondi che arriveranno, e significa poter garantire a tutti i cittadini prospettive di sviluppo per le start-up, per le pubbliche amministrazioni, ma anche per singoli cittadini che vogliono fare impresa e intrapresa. Quali sono i settori? Settori più importanti che si stanno sviluppando e che saranno al centro della prossima programmazione riguardano il green, il digitale, quindi tutto il tema dell'ambiente, delle prospettive di crescita e di sviluppo sotto il profilo della tutela ambientale sono strategici. Ovviamente il consorzio si sta attrezzando anche per avere i tecnici e professionisti all'avanguardia per poter offrire il massimo alle pubbliche amministrazioni. Noi abbiamo, diciamo, in questo momento dobbiamo festeggiare questo risultato, perché è un risultato in un momento complesso. La Commissione europea ha tagliato in Italia il 50% degli sportelli, quindi potersi aggiudicare questo risultato è davvero straordinario. Entrare nei temi, assistere le pubbliche amministrazioni e far conoscere ad ogni singolo cittadino d'Abruzzo queste opportunità. Ecco, un cittadino come vi può contattare? Allora, noi abbiamo il nostro sito consorzio.europa.it, ci sarà il sito dell'EuropeDirectAbruzzo.it e poi, diciamo, la nostra sede è Piazza Garibaldi. Lì potremo offrire tutte le occasioni di confronto a tutti i cittadini, senza costi, senza impegni, semplicemente per essere informati. Noi avvieremo poi una campagna di comunicazione molto importante, lo faremo per far conoscere lo sportello e per far conoscere le opportunità. La Commissione finanzierà lo sportello, questo è un dato anche importante, finanzierà il Consorzio Punto Europa per gestire lo sportello. Avremo risorse, economie e soprattutto avremo e potremo offrire opportunità.